sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio. Sulla bocca di tutti. caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allo stadio Bramasco di Trento si affrontano la formazione di casa che non vince dal 31 gennaio di fronte al proprio pubblico e Lecco che cerca la quarta vittoria consecutiva, soprattutto una conferma lontano da Riga Monticeppi dopo la vittoria di due settimane fa ad Alessandria con la Juve Next Gen. La formazione di Foschi, prima in classifica, alla pari di Prosesto e Feralpi, vuole continuare il suo sogno in questa stagione. C'è turnover nelle scelte iniziali dell'allenatore bluceleste. Bunino e Tordini che trovano maglia da titolare entrambi per comporre un inedito tandem d'attacco. Ilari squalificato nelle file dell'Ecco. Comincia la partita, arbitra il signor Gianluca Grasso di Ariano Irpino. 2 minuti, il cross dentro, non attacca il pallone Petrovic, non lo arpiona. Buon per il Lecco, dall'altra parte Girelli mette dentro il velo di Tordini. Zambataro va a calciare con il destro, palla alta. Ci prova il Lecco all'inizio, qui però c'è l'azione, il lancio lungo, attenzione perché viene presa la difesa del Lecco in velocità, Ballarini e Ricci non ci arriva, il vantaggio del Trento, Ballarini, Marco Ballarini realizza il gol del 1-0, grandi responsabilità della difesa del Lecco sul lancio di Vitturini. Rivediamo il terzino del Trento che lancia lungo in verticale, chiama lo scatto Ballarini che uccella Zambataro ed Enrici. E qui Enrici non ci arriva, difesa dell'Ecco sull'out centro-sinistra colta in fallo ed è 1-0. 14esimo, calcio di punizione violento di Lepore, la parata di Desplanche. Reazione su calcio piazzato per il Lecco. Lancio lungo. Siamo con Attis sulla fronte di sinistra. Battistini riconquista il pallone, ma poi lo lascia ingenuamente lì. Allora Attis entra in area e piazza con il destro, con l'interno destro sul palo lungo. Ed è il gol del 2-0 dopo 27 minuti. Praticamente partita già spianata per il Trento. Ma grandi responsabilità, ancora una volta errori individuali, questo netto di Battistini che prima riconquista bene il pallone ma poi ingenuamente lo lascia lì e Attis non si fa pregare due volte. Controllo, due passi e piazzato. Melgrati non può far nulla in questo caso, mentre l'occasione del primo gol è parso piuttosto colpevole. Qui non può far nulla il portiere dell'Ecco. 2-0 per il Trento, mezz'ora. Dentro il pallone, Bunino col petto, prova Girelli e poi Lacti. La conclusione schiacciata, trova delle deviazioni lungo il suo cammino. Niente da fare ancora per il Lecco. Tempo passa, 38esimo dall'altra parte, ancora sempre l'azione del Trento. Con il cross lungo, colpo di testa. Palla che finisce fuori, poi Lepore su punizione, morbida però, troppo morbida per Desplanche. Attenzione a Magni che si divora la prima grande occasione della sua partita, a inizio ripresa, a tu per tu con Desplanche. I cambi per Foschi per rivitalizzare anche con Giudici e ancora Magni entrato proprio dalla panchina, perde un tempo di gioco, altra colossale occasione, perde il tempo di calciare Magni, poi calcio di punizione,
Giudici, Magni, la stampa sulla traversa, da un niente sulla linea di porta. Terza, incredibile occasione mangiata, divorata da Dudu Magni. Poi Girelli riconquista bene palla in Lecco, Girelli viene steso, fallo netto da Attis che già ammonito però viene risparmiato in questo caso dal direttore di gara, da Grasso di Ariano Irpino. Dal dischetto va Magni in cerca di riscatto evidentemente, para Desplanche, poi incredibile, colossale, mega galattica occasione sprecata da Magni. La quarta, i compagni cercano di consolarlo, ma davvero sciagurata prestazione al tiro per Magni. In un secondo tempo in cui Lecco a trazione anteriore, prima con tre uomini davanti, poi col 4-2-3-1, cerca e crea tante occasioni di ribaltare la partita, ma pesano tantissimo queste occasioni sbagliate, davvero troppo. Qui un cioccolatino per Desplanche che non ha problemi. 83esimo, Giudici prende bene palla e poi scaglia un bel mancino all'angolino che sarebbe stato un Eurogol, ma Desplanche in grande condizione e anche su questa punizione ancora di Giudici, più facile però da parare, in pieno recupero dice no. Dopo 5 minuti, contrariamente alla grafica che ne mostra 3, finisce la partita, il Trento col minimo sforzo, con grande cinismo, batte il Lecco e sfrutta gli errori dei blu celesti.